Bentornati a Calcio d'Abruzzo. Iniziano i play-off, anzi sono iniziati i play-off, sono iniziati i play-out e li commenteremo con la nostra Ludovica Giammarino. Buonasera a tutti, siamo alle puntate conclusive, sono le ultime occasioni che avete per scriverci. Fatelo subito, l'indirizzo è calciodabruzzo@teleponte.it. Faccio un'anticipazione, mi sembra doveroso, mi scuso anticipatamente con i tifosi dell'Angizia Luco e soprattutto con quelli del Guardia Grede, perché purtroppo non riusciremo a proporvi il servizio relativo a questa partita, perché oggi la nostra truppa che si stava recando sul posto ha avuto un problema tecnico con l'autovettura, è rimasta bloccata per un'ora e mezza e ci è stato impossibile riprendere la partita. Cercheremo di rifarci, naturalmente di farci perdonare con un servizio più ampio domenica prossima in occasione della gara di ritorno. Ho detto mi scuso soprattutto con quelli del Guardia Grele, perché il Guardia Grele ha vinto, quindi magari avevano un maggior piacere a rivedere le immagini. Allora, vado a salutare, oggi è una giornata particolare, perché abbiamo il nostro Diego Di Felice a casa con la febbre, quindi in qualche modo aspettiamo, tra poco arriverà un nuovo ospite. Parto dalla zona esterna vicino a me, lo ritroviamo con piacere perché ci eravamo fatti una promessa. Se il Canzano dovesse andare ai playoff, addirittura dovesse giocare questi playoff in una buona posizione, io torno a trovarti e ti porto anche il mister. Francesco De Laurentiis, che è stato del direttore del Canzano, è stato di parola, perché accanto a lui c'è Patrick Moro. Buonasera. Patrick, buonasera a Teramo ti conoscono bene, però prima sì. Mi ha detto una cosa che mi ha sconcertato. L'ultima volta che sei entrato in questi studi, Teleponte addirittura era vicino al castello. Sì, non era qua. Risaliamo agli anni? 96 forse, o 91 addirittura. Enzo, 91, parecchi anni fa. Sì, non facciamo i conti dell'età. Non facciamo i conti, andiamo oltre. Sì. Anche perché se facciamo i conti comunque con l'età, con le statistiche, abbiamo mister Valbruni e potremo anche stare tranquilli. Giusto mister, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tra poco ci raggiungerà anche Francesco Caporuscio. Ludovica, però prima abbiamo ricordato, chi vuole ci può scrivere, i servizi stanno arrivando. Ricordiamo che le partite sono iniziate alle ore 16. Avremo anche lo spareggio per non retrocedere in piegatura, e faccio un po' il punto della giornata e poi i risultati. Sì, allora in eccellenza dobbiamo fare davvero i complimenti al Francavilla, che riesce a conquistare un'importante vittoria con l'Alba Adriatica. Tra l'altro una vittoria arrivata proprio nei momenti conclusivi della gara. Un incontro che fra l'altro è stato ricco di espulsioni e di polemiche, ma andremo a vedere tutto meglio fra poco nel nostro servizio. Mentre nei play-out si confermano vincitrici le squadre che erano meglio posizionate in classifica. Per quanto riguarda la promozione, invece retrocede il Torricella Sicura, battuto dal Casoli di Atri, che andrà ad affrontare il Notaresco nei play-out, mentre nei play-off abbiamo ben 4 vittorie esterne. Insomma, di queste parleremo. Allora, andiamo a vedere subito con Pietro Baldassarre e quelle che sono naturalmente i risultati maturati in questa giornata. Ricordiamo semifinali, play-off, ci sarà una gara di ritorno, in caso di parità andrà avanti la squadra meglio classificata, per i play-off ci sarà una finale in gara unica il 22, per i play-out invece non ci saranno ulteriori spareggi, chi perde retrocede, chi vince si sa. Partiamo dal campionato di eccellenza. Per quanto riguarda i playoff, Colonia Paese Mosciano 1-1, Francavilla Alba Adriatica 2-1. Per i playout, Angizia Luco Guardia Grele 1-2, Virtus Cupello Sporting Scalo 1-3. E allora, adesso questo è il quadro relativo all'eccellenza, poi lo commenteremo. Andiamo in promozione, girone A, anche perché abbiamo degli ospiti che ci parleranno di questa partita, ma intanto vediamo tutti i risultati. Allora, per i playoff, Capistrello Canzano 2-3 e Civitella Roveto Valle del Gran Sasso 2-3. Mentre per quanto riguarda i play-out c'è stato lo spareggio fra Casoli di Atri e Torricella, finito 2-0, quindi il Casoli incontrerà il Notaresco e poi l'altro play-out è Ponte Vomano Mutignano. Qui partiranno direttamente il 15, quindi le gare di ritorno ci saranno il 22. Andiamo al girone B di promozione. Per i play-off San Salvo Vastomarina 0-1 e Folgore San Buceto Penne 1-2. Mentre per i play-out, Moscufo Perano 0-2 e Daniele Cerico alla Lauretum 1-0. E allora, iniziamo subito. Tonino Valbruni, il primo, diciamo così, 2 minuti, 120 secondi, anche 150, no? Per raccontarci un po' tutto quello che è successo quest'oggi. Sorprese, risultati attesi e soprattutto, come diceva Ludovica, questa rimonta del Francavilla in 2-3 minuti praticamente. Ma innanzitutto bisogna dire, nel girone A, due squadre teramane hanno dimostrato tutto il loro valore. Per sia il Canzano e sia la Valle del Gran Sasso, addirittura non è facile nei campi marsicani segnare 3 gol, e sono riusciti a fare una prova molto bella. Addirittura il Canzano vinceva per 3-0 a pochi minuti dalla fine, e lo stesso con una doppietta di Scrivani, la Valle del Gran Sasso ha superato un Civitella Roveto che è anche un'ottima squadra allenata anche da Di Paolo. Per quanto riguarda invece questo, stiamo parlando di promozione,
Per quanto riguarda invece il girone B della promozione, il Vasto Marina si è ancora una volta dimostrato con Sputor, che è un cannoniere abbastanza forte, di espugnare il campo di San Salvo, che lo stesso San Salvo nelle ultime partite aveva fatto una rimonta incredibile. E la stessa vittoria ottenuta dal Penne a San Buceto, che era, diciamo, una diretta concorrente per quanto riguarda la zona, che c'erano state delle polemiche domenica da parte del tecnico dicendo che la partita, eccetera, eccetera, era stata... C'era qualcosa che non quadrava. Qualcosa non quadrava. Anzi, apro una parentesi, perché diciamo nei play-off eventualmente, oppure nelle ultime gare di campionato, non si mettono questo famoso shot... Tu dici, che cos'è questo shot? Questo shot praticamente supera i rigori, si parte dai tre quarti di campo. Shot out, scusi, io modo il termine esatto. Shot out, si parte dal prima del centrocampo. Questo addirittura in Serie B, molto probabilmente lo portano il prossimo anno. E lui è il portiere, chi supera. Insomma, lo introduciamo anche. Introduciamo così non ci sono più partite. Ti guarda un po' scioccato. No, non ci sono più partite truccate. Sarebbe un'iniziativa particolare. Però magari penso... provarlo nelle serie inferiori. Ecco, e poi perché in un certo momento, alla fine, le partite non sono più truccate, perché c'è l'avversario. Diciamo che non sono truccate. No, perché? Beh, truccate nel senso che alla fine sono come belle. Oggi in Serie A, Cagliari Cesena 0-2, si è gridato lo scandalo, è ovvio che le la palla viaggia, cioè, erano diverse, insomma. Vabbè, no. Per quanto riguarda invece... La prima provocazione Valbrui l'ha lanciata. Sì, per quanto riguarda invece l'Eccellenza... si è distratta l'Alba Adriatica a pochi minuti dalla fine, una partita che aveva se non in parliamo pugno, di distrazione perché tra poco no, si alzano via. No, si è distratta perché Patrick Mora ha vinto la partita, eccetera, ma si è distratta, non dico come complesso di squadra, sappiamo tutti che Antignani è un giocatore da area di rigore, bastava cercare eventualmente un po' di controllarlo in una maniera un po' più convinta, perché non si può prendere due gol a tempo scaduto, quindi è una partita che sinceramente magari ci avranno anche provato a controllarlo, non ci sono riusciti. No, vabbè, non ci sono riusciti, c'è anche la protezione dell'avversario, però è un peccato perché l'Alba Adriatica, Francavilla ha dimostrato anche di essere una squadra che è tenace fino agli ultimi minuti di gara, ha fatto una gara molto molto bella, e invece per quanto riguarda l'equilibrio tra Cologna Paese, che è andata in vantaggio al primo minuto addirittura, e si è fatta raggiungere dal Mociano, che per chiudere play-out tutto deciso già? Play-out per quanto riguarda il Guardia Grele, che è una vittoria importante a Luco, e per quanto riguarda lo Sporting Scalo vedevamo quella certa tranquillità da parte di Trovarello, dell'ospite, è vero, di Trovarello. Domenica scorsa si aveva visto, non l'abbiamo visto nervoso, l'abbiamo visto abbastanza tranquillo, speriamo che sia tranquillo anche quando gioca le partite casalinghe, perché quando giochi in casa è un beh, pochino... possiamo dire che il mister ha fatto qualche gufata tremenda domenica nei fuori onda a Trovarello, però insomma... Però allora... ha dimostrato con questo giapponesino che è incontenibile, Shiusawa, che effettivamente è un giocatore che... Voglio sentire Patrick Moro, prima abbiamo detto, se parliamo di distrazione, Patrick Moro si alza e se ne va, perché oggi il Canzano... vinceva 3-0. Sì, il 3-0, l'arbitro al 90esimo, l'arbitro ha dato 4 minuti di recupero. Tutto tranquillo, già a e casa. E noi praticamente siamo andati nei spogliatoi e non abbiamo fatto il recupero. Ma a parte gli scherzi, ci sono stati due episodi, uno su un calcio d'angolo, uno su una punizione da fermo, che purtroppo hanno fatto sì che loro accorciassero le distanze. Adesso 3-0 era un discorso, 3-2 è chiaro che... c'è sempre il vantaggio, però affrontiamo la partita di ritorno in maniera un po' diversa. Siete rilassati, negli spogliatoi che vi siete detti con giocatori, dirigenti? Che dopo la partita? Dopo la partita, sì. Io ho detto che ci vedevamo martedì alle 7, come sempre. Ah, quindi occhio poi... ai giocatori del Canzano. No, ma insomma, è chiaro che ieri se mi avessero detto tu vinci 3-2 a Capistrello, io subito avrei firmato. Solo che, come erano andate le cose, una partita... a senso unico, anche il pubblico loro ci applaudiva, insomma, ai giocatori stessi del Capistrello erano un po' si erano un po' fermati perché insomma non avevo avuto nessun tipo di occasione da gol. Purtroppo, ecco, ci dobbiamo rimboccare bisogna le maniche. Soffrire un po' di più nella gara. Sì, si è creato un precedente, è chiaro che noi sappiamo che anche a noi possono succedere questo tipo di cose. C'ha ragione, Patrick, c'ha ragione pienamente di mantenere viva la partita, perché la partita per il Canzano domenica dura 95 minuti, quindi il Capistrello parte già da 2-0.
e ci sono ancora 90 minuti. Come sono stati capaci in 5 minuti di fargli due gol? E qui può fare gli scongiuri come l'hai fatto domenica, no, sempre scongiuri. No, scaramanzia, io non sono scaramantico, però purtroppo sono i numeri. È vero, è vero. Che come noi siamo, siamo arrivati secondi in campionato, abbiamo dimostrato di essere più forti di tutte le altre squadre, dopo la Minternina, ci sono anche questi numeri qua. 5 minuti, 2 gol. Certo. Francesco De Laurentiis, guardando un po' quello che è successo oggi, possiamo dire sono state rispettate le previsioni tra Eccellenza e Promozione. Ha vinto il Canzano, ha vinto la Valle del Gran Sasso. Forse il Francavilla ha stupito un po' tutti, ma non era una squadretta assolutamente. Allora, insomma. Io voglio dire una piccola cosa sul discorso play-out e play-off, dove si azzera praticamente tutto a livello di classifica, a livello di perché può accadere di tutto in qualsiasi momento. E si è visto con il Francavilla gli ultimi minuti con Marina, che aveva 29, 23, 24 punti in più della squadra contro la quale sta giocando. La paura di questa partita oggi, immagino. Però voglio dire che il vantaggio delle seconde e le terze è abbastanza importante, perché anche perdendo 1-0 in casa si può ribaltare in modo molto semplice il risultato per 1-0. Però quindi io sono mai una cosa... Sì, sicuramente ci sono tanti fattori che possono influire, però io dico che le posizioni di vantaggio secondo terzo posto nella maggior parte dei casi vengono rispettate. Io ho una grossa esperienza in questi ultimi anni. Speriamo, ho fatto sempre playoff, quello, insomma, diciamo vincendoli sempre, e sono abbastanza fiducioso anche per il Canzano. Abbiamo visto la giornata di Eccellenza, no? Questo Francavilla che vince, ci si poteva aspettare il pareggio tra Cologna e Mosciano? La differenza tra le due squadre sembrava più importante, o no? Mosciano non so se ha recuperato qualche titolare, io l'ho visto due domeniche fa, ecco, ci ho chiesto, sì, infatti, e aveva quattro titolari in meno, ha vinto contro il Pineto. No, volevo fare una piccola precisazione per il Capistrello, che ha fatto due gol negli ultimi, no? Ma il Capistrello è una squadra pratica, è una squadra che io ho vista una sola volta quest'anno, ma è una squadra pratica, è molto pericolosa come squadra, perché non gioca, praticamente non gioca, però in quel momento, in un attimo... Non gioca, questo bisogna spiegarlo. Non gioca, nel senso che è una squadra molto pratica. È una squadra molto attendistica. Ah, confermo. Una squadra attendistica. Gioca con la attende gli eventi. E infatti, infatti c'ha ragione. E può creare magari anche un calo di tensione. L'altra squadra è stato ben fatto. Ma c'ha ragione perché non gioca. Patrick ha detto che sono rientrati negli spogliatoi per giocare. No, ma questa era una battuta. Ma a parte gli scherzi, sì, loro hanno avuto difficoltà contro di noi oggi, perché chiaramente arrivando quinti nei secondi dovevano fare loro la partita. Noi ci siamo messi lì, abbiamo aspettato che loro giocassero e poi abbiamo fatto noi il loro gioco e ci è andata bene fino al 90esimo. L'ho vista a Ponte Romano quest'anno, e il Ponte Romano ha avuto quasi 6-7 palle gol, il Capistrello ha avuto una palla in mezza e ha vinto 2-0. Ha due attaccanti, cioè, molto una palla in mezza. Quello è anche un merito comunque. È un merito. Allora, vogliamo partire subito forte. Molto speculare, molto speculare. Allora, vi anticipo che domenica saremo a Canzano, per Canzano Capistrello, perciò oggi li abbiamo invitati oggi, così oggi li sentiamo e poi domenica li sentiremo a fine partita, e saremo a Vasto per la partita del Vasto Marina per quanto riguarda la promozione. Oggi ci siamo concentrati soprattutto sui play-out, però partiamo dall'Eccellenza, partiamo subito forte con il big match, dai. Sì, infatti vediamo questa importante vittoria del Francavilla che batte l'Alba Adriatica per 2-1. C'è la doppietta di Antignani per il Francavilla, il gol di Ridolfi per l'Alba. Per noi c'erano Giuseppe Mrozek con le riprese della Vides TV, mentre finisce in parità Cologna. Però la mandiamo dopo, che dice? Mandiamone solo una, dai. Mandiamo solo la prima, oggi dai. Centelliniamo, sono poche di partite, mandiamo solo la prima, vai. Ok. Doppietta di Antignani nel finale, il Francavilla fa sua la gara d'andata della semifinale playoff contro l'Alba Adriatica. Per la squadra di De Amicis, punita dopo un secondo tempo in cui non aveva concesso nulla agli avversari, sarà ora obbligatoria la vittoria nel match di ritorno.
Primo tempo sonnacchioso nella prima mezz'ora con le due squadre che preferiscono non rischiare. Prima occasione da gol al quinto, Padovani arriva sul pallone in aria, salta in dribbling Galasso, ma sul più bello Del Pizzo respinge il suo tiro. Al nono prova a rispondere Cozzolino da fuori, nessun problema per Luca Antoni. Al 34esimo Alba Adriatica in vantaggio sulla punizione di Amicis, la difesa di casa si dimentica di Ridolfi che di testa sigla l'1-0. Al 39esimo Antignani riceve palla in aria ma sulla sua girata trova la respinta della difesa. Al 41esimo palo clamoroso di La Selva, ad un passo dal suggellare, una grande azione personale. Al 43esimo terza occasione in 4 minuti per il Francavilla, ma stavolta Antignani spara alto. Nel secondo tempo al 52esimo clamorosa occasione per il raddoppio dell'Alba Adriatica, Padovani solo in posizione regolare viene rimontato ma Del Pizzo sfiora un incredibile autogol. Al 59esimo gran tiro da fuori di De Amicis, vola Bettoni, alza in angolo e tiene aperta la partita. L'Alba Adriatica, nonostante il nervosismo palesato con le espulsioni del tecnico De Amicis e del DS Camaioni, controlla la partita e cerca con le ripartenze il raddoppio. Al 75esimo però clamoroso pasticcio di Luca Antoni che prende la palla con le mani fuori dall'area, sembrerebbe rosso ma il cartellino usato da Acciavatti di Pescara è il giallo. All'83esimo sugli sviluppi di un angolo il tiro del neo entrato Milizia è alto. All'86esimo tacco di Cozzolino per Antignani che si gira al volo ma calcia alto. All'89esimo pareggio del Francavilla, gran giocata sulla sinistra di Pierri, pallone in mezzo e Antignani, resistendo anche ad una vistosa trattenuta, si fa trovare pronto, 1-1 all'89esimo. Al 92esimo viene il sorpasso, gol ancora di Antignani con un pallonetto incredibile sul secondo palo che lascia di sasso Luca Antoni. Mister, è arrivata questa vittoria importante nei minuti finali, questa doppietta fondamentale, che partita è stata? Ah, è stata una bella partita contro due buone squadre e penso che il campo abbia detto oggi che siamo stati leggermente più bravi, anche con un pizzico di fortuna. Abbiamo finito i primi 90 minuti, andiamo lì domenica prossima a giocarci il ritorno, consapevoli delle nostre forze che non sono poche. Mister De Amicis, una beffa questi due gol nel finale, proprio nel momento in cui sembrava che voi poteste controllare questa partita. Sì, sembrava che la partita era finita, mancavano 5 minuti, la stavamo controllando benissimo. C'erano state delle situazioni per ripartire in contropiede, anche se devo ammettere davanti non siamo andati bene, soprattutto con i nostri uomini di punta, i cosiddetti velocisti. C'era tanto campo da attaccare, da fare male al Francavilla, non l'abbiamo fatto, però stiamo controllando molto bene l'1-0. Sono venuti questi due gol belli, fortunosi allo stesso tempo secondo me, però va dato atto che Francavilla il primo tempo soprattutto ci ha messo sotto, ha fatto una grande partita, per cui bisogna riconoscere anche i meriti dell'avversario, insomma. In vista del ritorno cosa dovrà cambiare? Dovrà cambiare il risultato, soprattutto anche l'atteggiamento, anche se forse il fatto di dover fare la partita può essere un punto a nostro favore. Noi purtroppo i risultati non li sappiamo gestire, è dimostrato questo, per cui il fatto di dover vincere a tutti i costi potrebbe essere un'arma a nostro favore. Sarà difficile perché il Francavilla a questo punto parte con i favori del pronostico, però perché ha 2 risultati su 3, però faremo di tutto per ribaltare il risultato, chiaramente. Allora, Valbruno ha cercato di sentire le parole di Amicis, ma poi c'era Caporuscio, che tra l'altro non ho salutato prima, non ho presentato, e gli parlava sopra. Certo, mister De Amicis ha detto non sappiamo gestire le situazioni e ora loro partono con un notevole vantaggio. È notevole il vantaggio del 2-1 con il quale parte il Francavilla o l'Alba può comunque ribaltare tutto? Basterebbe un 1-0? Assolutamente, assolutamente. Bisogna vedere innanzitutto che Francavilla ha avuto tanta rabbia, tanta voglia di recuperare i risultati, però ci sono stati degli errori importanti. Poi vedremo anche l'episodio di Moviola che ha coinvolto Luca Antoni. Sì, c'è stato l'errore innanzitutto del primo Padovani, insomma, si è presentato, sì, per il raddoppio. C'è stata una bella parata di Bertoni sul tiro di De Amicis. E poi, sinceramente, a parte adesso l'errore di Luca Antoni, se rivediamo bene le immagini, io adesso non voglio colpevolizzare il ragazzo, però se andiamo a vedere, insomma, è stato fatto un regalo, che c'è stato questo cross, lui è andato incontro. Io non so se mentre parliamo il nostro Pietro ha fatto il pallonetto, Andignano ha fatto un pallonetto, ma la porta era sguarnita. Se ci facciamo caso, lui è andato avanti di quei 2-3 metri e ha lasciato sguarnita una porta in un pallone talmente semplice da se stava in porta lui la prendeva tranquilla.
senza, questo per quanto riguarda di quello che ho visto io in queste immagini. Sulla base, sì. Se poi la vogliamo rivedere, penso che è un'immagine che parla da solo. E tra poco vedremo, insomma, se in qualche modo possiamo. Patrick Moro, c'è veramente questo vantaggio del Francavilla, il 2-1 può ribaltare l'Alba? Beh, sì. Ma è chiaro che gli amici adesso si mette un po' le mani avanti. È chiaro che uno che arriva secondo, poi perde fuori casa, devi sempre vincere. Poi però in questo modo, tanto. No, ma io devo fargli complimenti perché non ho avuto modo di farglieli di persona, però per 3 anni ha fatto un lavoro eccezionale. Cioè, un anno va bene, però per tre anni fare dei campionati così ad Alba Adriatica con dei ragazzi del settore giovanile in questo modo proprio costante anche, senza grossi sbalzi di risultati e di rendimento, vuol dire che c'è un lavoro sotto, c'è la capacità del tecnico e della società. Certo, protratto nel tempo, poi giustamente sì, non è... Ma io penso, io non so che Francavilla, i veri valori, come va la partita, però ad Alba Adriatica, insomma... No, io credo che l'1-0 non basta. Io penso che ritorno all'Alba Adriatica giocherà un secondo derby adriatico, perché è stato un bel derby fra i due adriatici, tra le due adriatiche. Francavilla si sarà il secondo derby, cioè il ritorno, 1-0 non basta perché Francavilla le tenterà, l'Alba Adriatica le tenterà tutte. Poi è forte. E quindi 1-0 passa l'Alba Adriatica. Passa l'Adriatica. 1-0 passa l'Adriatica. Beh, c'ha dei ragazzini terribili, quindi insomma. Qui stiamo vedendo, poi lo vedremo in Moviola, lì Luca Antoni esce... Vediamo il nostro Andrea Bellofiore in qualche modo farà gli straordinari oggi, perché anche dietro le telecamere cercherà di farcelo vedere. Tra poco arriveremo a quello di cui parlava mister Valbruni, no? Siamo siamo. Che è l'episodio conclusivo. Qui in pratica bisogna dire comunque c'è stato un momento in cui Antignani e tutto il Francavilla, sono un po' lontane le immagini. No, è stato molto molto, questo è il primo gol, qui insomma colpevolezze fino a un certo punto. No, assolutamente. Invece Valbruni parlava del secondo no, gol. Diciamo un errore... Però ha fatto una giocata. C'è nessun errore, qui è una prodezza balistica di Antignani, bravissimo. No, ma lui è andato in contatto con la palla e metterla in porta. No. Certo, pensare che lui la potesse mettere lì. No, però proprio una prodezza balistica di Antignani. Però andare incontro al pallone. Sì, però il difensore poteva sicuramente accorciare prima. È stato molto bravo, la provezza balistica di destro, ha alzato un gran gol. Moro, no, c'è niente da fare. Quei casi, ma io penso che il portiere, io preferisco che il portiere stia 2-3 metri fuori dalla porta. Chiaro che un colpo così ti riesce una volta ogni... Una volta, cioè, la provezza balistica. Io sono per le cose logiche, il portiere, la posizione del portiere in quel momento lì era quella giusta. Era quella che doveva essere, insomma. Secondo me sì. Allora, non so se abbiamo, sei pronto l'altro servizio, Bologna-Paese, no? Allora, ma dire che una palla di quella era impossibile prenderla, proprio perché ha fatto una protezza. Ma lui dice che il difensore forse poteva stare no, più addosso. No, il difensore, io penso che parla un'altra lingua. Attenzione. Rivediamo un'altra volta, ma guarda che il portiere non può stare fuori su una palla piazzata, ferma, su punizione, che esce a fare? Ah, in quel senso. Ma che stiamo a scherzare? Attenzione, mi si arrabbia anche mi sembra. No, allora non abbiamo visto niente. Mettiamolo in Moviola, scusa, vediamo che il portiere fa due passi per avanti, si credeva che andava a prendere la palla, e invece la porta l'ha lasciata sguarnita. Questa è la protezione balistica. Per me non è uscito per prendere la palla, è uscito per chiudere lo specchio della porta. Allora facciamo così, vediamo il prossimo servizio, poi Andrea metterà in Moviola anche questo episodio. Guarda che il portiere va con le mani, non va con i piedi. Sì, ma comunque ha fatto un gran gol, perché ha fatto il pallonetto. Poi lo rivedremo. Chiediamo. Allora, dovrebbe essere pronto il Colonia, vero? Se Pietro Badassare mi dà la conferma, ce l'abbiamo il Colonia. Allora, Ludovica, presentiamo quel servizio. Oggi purtroppo, essendo finite tardi le partite, pensate, la troupe da Montesilvano è rientrata alle 7:30, quella da Colonia è tornata a montare in vibrata, poi insomma, tutto a tempo di regola, soprattutto in diretta. Vediamo un po' questo servizio? Sì, finisce 1-1 fra Colonia e Mosciano, per il Colonia segna Giansante, mentre per il Mosciano Puglia, per noi c'erano Luca Zarroli con Tonino De Antonis. Al diavolo il tempo che ho perso inutilmente. Le feste comandate, i regali azzeccati. Al diavolo i comuni mortali a fare su e giù per le vie del centro. Al diavolo le conference call, i social network, gli arrampicatori sociali. Al diavolo l'acid jazz e la lounge music, il sushi del venerdì e il brunch della domenica. Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di essere differente. Nuova Mercedes-Benz GLK.
Sirio, concessionario ufficiale di vendite e assistenza Mercedes-Benz, Mosciano Sant'Angelo, uscita 14. Sirio, guidare il prestigio. Ristorante Acquaviva, una cucina basata sui prodotti del nostro territorio, rielaborati e presentati in chiave moderna e innovativa. Un ambiente accogliente e contemporaneo, originale nelle forme e negli arredi. Un servizio ed una professionalità di alto livello. Un rapporto qualità-prezzo, senza pari. È il piacere a cui non rinunciare. Ristorante Acquaviva, dedicato al tuo benessere. A Mosciano Sant'Angelo, uscita casella autostradale, 085 8061 668. www.ristoranteacquaviva.com. Il Mosciano compie un piccolo passo verso la finale. Il Colonia Paese in 10 per tutta la ripresa. Non perde la bussola e tiene ancora aperto il discorso qualificazione. Finisce 1-1 il match di andata della semifinale playoff, così come era accaduto nelle due sfide della stagione regolare. Entrambe le squadre alla fine salutano con moderata soddisfazione il risultato del campo, anche se nella ripresa il Mosciano, in superiorità numerica, non riesce ad imprimere alla contesa quel cambio di ritmo necessario per mettere le mani sul successo. Determinante in questo senso risulta la capacità del Colonia di compattarsi e di circoscrivere la pericolosità degli avversari. L'equilibrio nel punteggio si spezza immediatamente. Dopo appena 90 secondi la squadra di Ronci va in vantaggio. Sulla corta respinta della difesa ospite, Gianzante si coordina e lascia partire un destro volante che non dà scampo a Di Gianmatteo, vanamente proteso in tuffo. In campo, sin dall'avvio, si respira un evidente quanto comprensibile nervosismo. Al 13° Palombizio e Mastria si beccano. L'attaccante giallorosso finisce a terra. Il direttore di gara, molto vicino, non ravvisa elementi per sanzionare il difensore. Con il passare dei minuti la pressione del team di Grillo cresce di intensità e al 29° arriva il pari, travolgente la progressione a destra di Cappelli, che poi serve un assist al bacio per Puglia, che gira comodamente alle spalle di Recchiuti. Il Mosciano sembra scrollarsi di dosso l'apatia iniziale e insiste. Al 33° è provvidenziale la chiusura di Pinto sul tiro cross di Puglia. Poco prima del riposo il Colonia resta in 10, Cocca rimedia il secondo giallo e va anzitempo sotto la doccia. Lunghe ma vane le proteste dei locali. Il Mosciano, che sembra avere la partita in mano, torna in campo con piglio autoritario. Al terzo ci vuole un super Recchiuti che vola a smanacciare un piazzato di Beni dal limite. Ghiotta l'occasione che capita sulla testa di Palombizio al 17°. La traiettoria è però centrale e Recchiuti para senza problemi. Il Colonia, e non potrebbe essere altrimenti, gioca con giudizio e cerca di tenere le linee ben strette, affidando le sue velleità offensive a delle veloci ripartenze. Al 18° Panico, liberato in area, conclude sul primo palo. Di Gianmatteo fa sua la sfera in due tempi. L'ultima emozione della ripresa, giocata a ritmi decisamente più contenuti, la regala Chiara Stella al 46°. L'attaccante prova l'azione di forza in area, ma viene chiuso da Di Gianmatteo. Oggi penso che sia noi del Mosciano comunque abbiamo fatto una bellissima partita. Noi siamo partiti forte, bene, abbiamo fatto gol e devo dire che stavamo attaccando e stavamo facendo bene. Poi un errore difensivo purtroppo l'abbiamo pagato a caro prezzo questo Mosciano, perché non ti perdona mai quando sbagli. Loro hanno trovato questo pareggio, poi l'espulsione ha condizionato un po' il resto della gara, perché giocare in 10 contro 11 contro questo Mosciano e con questo caldo di oggi non era facile. Invece i ragazzi non si sono mai disuniti, siamo rimasti compatti, abbiamo cercato comunque di giocarcela la partita cercando di ottenere la vittoria nonostante l'uomo in meno. Infatti abbiamo giocato sempre con i due attaccanti, quasi sempre, per un certo periodo addirittura con i tre, con Panico, Faieta e Gianzani. Però io, ragazzi, non rimproverò nulla, il discorso qualificazione è ancora aperto, però è normale che sappiamo che andare a vincere a Mosciano sarà un'impresa non indifferente. Non è che non l'abbiamo sfruttata per nostra mancanza di volontà, per incapacità, bisogna anche dare meriti a loro. Si sono messi tutti dietro la linea della palla, si sono sacrificati, gli attaccanti rientravano, noi se non abbiamo un po' di spazio facciamo un po' fatica a giocare, perché abbiamo giocatori che prediligono giocare palla a terra. Comunque io ero consapevole che bisognava lottare nell'arco delle due partite, quindi questa è soltanto la prima fase, il risultato va bene, io accetto sempre il risultato del campo qualunque esso sia. Bisogna dare un applauso a tutte e due le squadre che hanno veramente lottato fino alla fine, giocando una degna semifinale di playoff. Allora, ripartiamo. De Laurentiis, mister Ronci ha detto adesso sarà veramente un'impresa fare il risultato a Mosciano.
Ma io faccio gli auguri ad entrambe e saluto il presidente Perletta, che è una vita. Molto bipartisan, tranquillo. Però riuscire ad arrivare in finale per il Colonia sarà molto, molto dura. Mi dispiace, però. La solidarietà bianco-blu. Però è molto, molto difficile, perché devono vincere a Mociano e. Mister Grillo è uno dei migliori mister del campionato di eccellenza, sicuramente saprà come imbrigliare la truppa di Ronci. Moro, quando bisogna andare fuori casa e vincere la partita, la devi impostare dal primo minuto all'attacco, oppure puoi aspettare un po'? No, perché i playoff, io anche da giocatore li ho fatti parecchie volte. E quando si avvicina la fine della partita e vedi è la squadra che sta vincendo, quindi che sta passando il turno, vede l'obiettivo avvicinarsi, da una parte sente anche che in caso di raggiungimento dell'avversario non c'è neanche più tempo per recuperare. Io quindi ne ho persi e ne ho vinti parecchi, tre me ne ricordo, nei professionisti al 90esimo, 91esimo, 92esimo. Quindi il Colonia va a Mosciano 0-0, 0-0. Però poi gli ultimi 10 minuti te la giochi, gli ultimi quarto d'ora te la giochi, vai avanti. E poi, cioè, se fai gol, poi è chiaro che poi non c'è più tempo per recuperare da parte del Mosciano. Mister, quindi, in questo caso c'è stato il pareggio oggi, in caso ulteriore pareggio non ci saranno supplementari, vero, in semifinale? Non vorrei dire. Io non lo so. Sì, sì, sì. Ci saranno comunque supplementari, non i calci di rigore. No, non ci sono. In semifinale no. Non vale la regola del mio pensamento. Alla fine dei 90 minuti non ci saranno. No, non ci sono. Perfetto. No, passerà quella piazzata meglio in classifica. Esatto. Ci saranno eventualmente supplementari meglio nella finale, se non sbaglio. Sì, okay. Ci sono i supplementari, però al 120esimo, se la squadra meglio, cioè se si pareggia, la seconda o la terza automaticamente. Ho fatto una diagnosi molto esatta, Patrick, che lei ha vissuto sul campo. Io dico che chi li vive sul campo ne sa meglio di noi. Io le ho vissute sul campo e so come è Moro. Sì. Perché gli dico subito, se la mente ancora mi è lucida, lo scorso anno davano sicuramente la Pistoiese vincente, no? Sì. Sbaglio? Giustissimo. Ecco, il Mociano ha vinto a Pistoia. Ha vinto a Pistoia. Ah. E chi me lo dice che il Colonia non può vincere a Mociano? Nel calcio tutto quindi può accadere. Nel calcio, però, non si può dire niente. Cioè, hanno giocatori importanti. La maggior ragione nei playoff. Hanno giocatori importanti. Giocatori tipo Pinto, tipo Colancecco, che sono gente matura, gente esperta, gente che ha fatto calcio, Ricchiuti, eccetera. E il Mociano ha fatto il suo campionato bellissimo, campionato che la regolarità del campionato, sia del Mociano sia dell'Alba Adriatica, è alla vista di tutti. Quindi io dico che non parliamo già di armi e bagagli e tornare a casa, perché domenica ne vedremo delle belle. Sarà una giornata intensa. Domenica ne vedremo delle belle. Sicuramente. Senza Pistoiese, perché la Pistoiese già sta in Serie D, lo diciamo per i tifosi degli arancioni. Quest'anno ha vinto il campionato, sì. Ha distrutto il campionato. No, dico Caporuscio ci dà anche la seconda. Sta arrivata a 10 punti. Non sai i punti. Non sai i punti. Mentre Valbruni, qualche tifoso della Pistoiese. Comunque l'importante è che gli arancioni abbiano vinto. Anzi, le dico ancora di più. Le dico ancora una chicca di più. L'Ancona ha vinto il campionato, la Fermana. Oggi c'era la partita Fermana-Ancona ed è finita 2-2, per cui 89 punti l'Ancona, 88 punti l'Ancona, 87 la Fermana. Mamma mia, quando è così è un qualcosa di incredibile. Quindi il campionato è finito così nelle macchie. San Nicola ne ha fatti 91, il San Nicola sul Mole. Poi ne fa 100 punti per vincere un campionato. Allora, fermate Caporuscio, altrimenti non riesco a controllarlo. Anche perché mi ricomincio a parlare del capistrello? No, ma è tifoso, lui è tifoso. Valbruni, faccio una domanda cattiva. Il Mociano si è parlato delle difficoltà economiche nel corso di questa stagione. L'anno scorso ha rifiutato la possibile ammissione in Serie D. Quali possono essere le aspettative della società da questo punto di vista? Cioè, si rifà un'altra volta la corsa? Da notizie avute so che il presidente ha riconsegnato la squadra al comune. Però, era circolata questa voce? Non, sono solo voci, bisogna vivere all'interno. Però no, la piazza di Mociano noi la conosciamo tutti, anche perché io l'ho vissuta personalmente. Portare 2000 tifosi a Giulianova, perché noi facciamo il derby Giulianova-Mociano, una piazza che merita sicuramente anche il CND. Ad oggi però ha le potenzialità economiche. Oggi trova qualche difficoltà,
perché a mio giudizio forse gli imprenditori, c'è una crisi abbastanza difficile a livello economico, io il progetto lo dissi allora, se i tifosi vogliono vedere ancora calcio devono fare nazionato popolare. Azionariato popolare. Azionariato popolare, in modo da avere gli stessi esempi di squadre blasonate tipo Barcellona, Bayern Monaco, che hanno sicuramente 170, 180, 200.000, quelle 300, 400 persone che vanno allo stadio si devono tassare. De Laurentiis è un dirigente, insomma, bisognerebbe... Sì. Quello che dice il mister sicuramente è esatto, però è difficile in un bacino così piccolo riuscire... Ma l'abbonamento riuscire... lo si compra sì, l'abbonamento. Però occorrerebbe un azionariato... Stiamo parlando di cifre molto esigue. Sì, ma l'eccellenza, la promozione si fa con 200 mila euro. L'eccellenza, la promozione non ci si arriva a queste cifre? No, allora, l'eccellenza dipende da quello che si vuole fare, perché le squadre che puntano a vincere, cioè in promozione hanno speso tutte... Nella griglia playoff, sì, ma... di due gironi, tranne noi, hanno speso tutte, ecco, quel tranne oltre, noi adesso... oltre 250.000 euro. Io non voglio dire le cifre precise. Sì, però io non voglio entrare nel merito del bilancio delle società. Io dico soltanto però, che le società, se spendono di più di quello che si può spendere, fanno calcio un anno e cinque anni no. Beh, quello che succede. Allora io sto parlando di far calcio sempre. Sbaglio. Perché il Sulmona ha vinto il campionato, soddisfazione, record, eccetera, eccetera. Ma adesso non sa se riparte. Peraltro facciamo i complimenti alla Viternina che ieri ha vinto la Coppa Mancini. La Viternina ha vinto la Coppa Mancini, Angeloni, eccetera. Però io dico una cosa, se invece di spendere tutto quello che si è speso, il Sulmona ne spendeva la metà, quell'altra metà gli serviva per fare il campionato di eccellenze. Esatto. Esatto. Allora, si parla di programmazione. Allora il discorso, come dice Moro? Luigi. No, no, dico forse non avrebbe vinto, però. Se avesse ci sono anche piazze che sono costrette a spendere per vincere subito, quindi, come nel caso magari di Sulmona. Come ha speso tanto quest'anno e sta vincendo, quindi... Sì, vincendo, quindi porta i suoi frutti. Bisogna vedere se poi un'altra. Arrabbiare, perché la San Benedettese ha speso 1.350.000 euro. E non è neanche euro. È arrivata a metà classifica, non è che è una questione di soldi, è una questione di gestione. Gestione, ma gestione di società. Esatto. Il Canzano, il suo campionato l'ha fatta la tranquillità tecnica, la tranquillità della società. Sicuramente quel po' che gli promettevano glielo davano. E di conto è arrivata fino alla fine. Molte società non ci arrivano fino alla fine. Ma c'è anche campione ce l'ha il Canzano? Ma il Canzano è una squadra che bisogna dare i meriti. Posso dire sia chi merita sia Catelli. Sì, no, ma sono anche campioni, c'è Serafino, allora sicuramente i tre esperti ci sono, sono di Serafino, Zenobbi e Di Felice. Gli altri sono tutti ragazzi. Catelli e Moro hanno fatto un ottimo campionato. Dove c'è stato l'esperienza è mancata per i 3-2 però 3-0 è più bello. Però l'ultima cosa la voglio aggiungere, perché entrambe le squadre, quindi io conosco tutti entrambe le, cioè della Valle del Gran Sasso, sono degli ottimi amici, degli ottimi ragazzi. Sicuramente i nostri veramente hanno preso dei piccoli rimborsi benzina, e questo gli se ne deve dare atto, perché però c'è il premio playoff. Il primo playoff vedremo. Vedremo. Così adesso Moro che dice martedì? No, però bisogna dare veramente un applauso ai ragazzi. Se no chiamiamo i due presidenti di Battista. No, ma... Comunque è stata un'avventura. Canzano è stata una grande avventura quest'anno, perché non è manco lo stadio. Voglio ha dovuto andare un po' da qua, un po' da là. Domenica si gioca a Castelnuovo, sì. In una situazione di... Manco le docce assicurate. Esatto. In una situazione... Chiudiamo questo capitolo. Momento di festa. In una situazione di così alta difficoltà, con un piccolo drappello di dirigenti capitanato da Giuseppe Di Battista, sicuramente l'onore delle armi va veramente ai ragazzi che hanno compiuto una cosa veramente eccezionale. Questo bisogna ribadirla, e ci tengo tantissimo. Tra poco andremo che a insieme, vedere che insieme a Patrick, che li ha veramente spronati, li ha... Credo che questa categoria sia eccellenza di promozione, gli allenatori facciano la differenza in maniera sostanziale. Lo ha dimostrato il Francavilla, che ha ottimi giocatori, ma che ha un ottimo allenatore in panchina. Sì. Lo ha dimostrato il Mosciano, che si è indebolito nel corso dell'anno, ma comunque ha un allenatore a un certo livello. Come diceva prima Moro, lo ha dimostrato l'Alba con De Amici. Questo non vuol dire che non ci siano poi dei giocatori importanti. Abbiamo chiuso il discorso dei play-off, però voglio un pronostico secco, perché poi domenica avremo la puntata istituzionale con il presidente Ortolano, con la federazione, e poi chiuderemo con tutti i giornalisti di Calcio d'Abruzzo. Voi diciamo che siete gli ultimi ospiti
o meglio voi del Canzano, mentre gli altri due li ritroveremo all'ultima puntata, qualche modo che rappresenta una solidità. Facciamo un pronostico, chi li vince questi playoff? So che non si chiede promozione, l'eccellenza, promozione. Partiamo dall'eccellenza. Moro per primo, o però chi ha più chance, poi insomma è... Io due squadre, quello dico Mosciano e Alba. Io quindi si mantengono i pronostici della vigilia. De Laurentiis? Sì, Mosciano finale Mosciano Alba? Anche per sì, me. Poi... Albruni? Ma io sono sullo stesso, ne ho vissuti tanti, non mi posso pronunciare. Il playoff è tutto un terno all'otto. Io una volta si perse una partita in casa del Teramo, si pareggiò una partita in casa 0-0, si andò a Termoli. A Termoli è spacciato il Termoli è forte, e il Termo vinse 1-0. Per cui... È difficile, però insomma, proviamo, ipotizziamo la finale. La finale, stando ai numeri della classifica. Però... Non vuole creare nemici. Pensa già alle panchine. Non si tratta di creare nemici, si tratta che attualmente una squadra che in 5 minuti fa 2 gol... Vuol dire che è ancora viva, sì, perché gli ultimi due gol... Capoluccio si sbilancia oppure in linea con gli altri? No, io dico la Capistrello. No. Salutiamo gli amici Capistrello. L'eccellenza, abbiamo detto l'eccellenza. Eccellenza. Allora, parliamo del Capistrello. Ne parliamo dopo. Della grande squadra dei Marpioni. Ma allora, sei di Capistrello? No, io sono sul Montino, ma vivo a Teramo. Ok, va bene. Vai col pronostico e poi vediamo il prossimo settimo. Parliamo di specularità, parliamo di un calcio. Io parlo di un calcio tra poeti e un calcio speculare, cioè fra contadini, capisci? Okay, cioè sono due squadre, non ci avrebbe divertito. Però adesso lasciamo perdere i contadini e tutto il resto, parliamo. Giocatori. È sempre stato così il calcio, giocato tra squadra campani, una squadra più redditizia, più speculare. Ha speso non riesco a gestire. Non è una squadra costruita. La finale, playoff per l'eccellenza, Alba Mosciano, per la vittoria 50% per uno. Nessuno si sbilancia. Quindi Francavilla e il Colonia stupiranno che la finale sempre allora, è un tempo. Dobbiamo aspettare ancora qualche istante per il servizio relativo alla gara del Cupello e in arrivo ci trasferiamo in promozione, vediamo il primo playoff che playout, scusami, che abbiamo perché domenica parleremo invece di playoff, vero? Sì, vediamo il Daniele Cericola che batte il Lauretum con gol di Baldin, per noi c'erano Matteo Falzon con Pier Ferdinando Piccioni. Il primo round dei playout di promozione Girone B al campo di Via Foscolo di Montesilvano va al Daniele Cericola che supera il Lauretum. Ha deciso un calcio di punizione di Baldin nella ripresa. Per la squadra di casa è la prima vittoria stagionale a dispetto del Lauretum che si era imposto al contrario in stagione regolare sia all'andata che al ritorno. Tanto pubblico sugli spalti in una giornata molto calda. La prima nota sul nostro taccuino arriva al 17esimo. Proteste dei padroni di casa per una caduta in area di Contini. Il direttore di gara Battistelli dell'Aquila lascia proseguire. La risposta del Lauretum arriva alla mezz'ora con un colpo di testa di Rosselli che tocca la parte alta della traversa prima di spegnersi sul fondo. Doppia emozione al 35esimo, bel contropiede del Daniele Cericola con Paolini che si fa rimpallare il tiro. Sul proseguimento dell'azione è colossale la palla gol per gli ospiti con Rosselli, sfera sul fondo. Si va a riposo, nessun cambio da parte dei due tecnici con le due formazioni che si ripresentano con gli stessi 11. L'avvio di ripresa è nettamente favorevole ai locali. Al minuto 11 Capitan Pelusi prolunga di testa una rimessa laterale. Di Quinzio è bravo nel deviare in angolo. Un minuto più tardi è doppia la palla gol per il Daniele Cericola. Sia Baldin che lo stesso Pelusi però vedono respinte le conclusioni dal palo. Poco prima della mezz'ora, al 26esimo, arriva il gol partita per la squadra di casa. Punizione di Baldin che batte sulla traversa e torna in campo. Per il secondo assistente dell'arbitro, Basile Di Chieti, la palla ha varcato la fatidica linea bianca. L'arbitro convalida il gol. Il Daniele Cericola festeggia, il Lauretum protesta. Gli ospiti provano a pareggiare negli istanti finali. Al 38esimo Pace e Pasta non sfruttano l'occasione propizia, mentre allo scoccare del 90esimo è il portiere locale Di Lauro a negare la gioia della rete a Franchi. Dopo 4 minuti di recupero finisce la gara. Tra 7 giorni sfida di ritorno all'Acciavatti di Loreto Prutino. Mister, il primo tempo di questa sfida, chiamiamolo così, va alla Daniele Cericola che vince, ha avuto più occasione rispetto all'Aurelio. Sì, abbiamo giocato una partita attenta e
abbiamo cercato di non sbagliare grosse cose in difesa e siamo stati abili nelle occasioni, abbiamo preso due pali, alla fine credo che il primo tempo di questa sfida vada a noi con merito. Sul gol come ha visto l'episodio? Ero distratto in quel momento, ho visto un rimballo, non posso dire con precisione se era gol. I miei dicono di sì, mi fido dei miei. Visto il primo tempo equilibrato, poi nel secondo tempo è partito meglio il Daniele Cericola, ha trovato il gol con il Guardalini che si è preso questa responsabilità, nel finale ci avete provato però. Ma sì, ci abbiamo provato però anche molto relativamente, noi nel primo tempo meritavamo ampiamente molto più di loro, abbiamo giocato effettivamente meglio per parecchio tempo dalla parte del loro campo, non siamo stati bravi, specialmente un'occasione con Rossello che ha fallito una palla gol clamorosa, diciamo che poi loro hanno cominciato meglio di noi, onestamente nel secondo tempo, però mi dicono che il gol non è entrata, la palla insomma... Perdere per un gol fantasma in partite importanti come queste dà fastidio, ma non poco, non poco. È il primo tempo di questa sfida, domenica prossima ci sarà il secondo tempo in casa vostra. Certo, fortunatamente abbiamo la possibilità di riprenderci, sarà dura perché loro effettivamente mi hanno fatto pure una buona impressione. Allora, abbiamo visto questo servizio relativo ai play-out, anche qui tutto in bilico, tutto nel dubbio. Certo, tra poco, tra un 10 minuti circa, 15 minuti appena avremo finito tutti i servizi, vedremo la moviola. Restano molti dubbi relativi al gol che ha permesso al Daniele Cericola di vincere questa partita. Voglio sentire De Laurentiis, Moro, perlomeno così a occhio nudo, poi lo rivedremo sì. A rallenti. Così è difficile da capire, però non sembra che possa essere gol. Che possa essere gol. Avete avuto un po' tutti la stessa impressione, ho visto da dietro la telecamera. Bisogna sentire il Guardalini che stava in una posizione migliore della nostra. Decisamente. In questo caso Daniele Cericola Loreto, ma ovviamente è tutto aperto ancora, no? Ah, la partita apertissima. 1-0 è pochissimo. Apertissima, anche se sono due squadre, un bellissimo, bellissimo derby. Sia il Daniele Cericola sia hanno due tecnici che hanno un passato sportivo nei dilettanti molto importante, sia Lotorio che Di Pietro, per cui sarà sicuramente una bellissima partita. E c'è sempre questa possibilità, che è un'arma a doppio taglio, del ritorno, dove ti basta 1-0, però allo stesso tempo... Anche in questo caso 90 minuti o 120, chiedo a Cicco Peppe che ha studiato tutti i regolamenti alla perfezione. Servono 120 minuti in caso di parità? Ci sono i supplementari nei play-out di promozione? Nei play-out di promozione come play-off, cioè andata e ritorno, poi in caso di parità di punteggio passa sempre... Al novantesimo. Quindi il 120esimo c'è solo per la finale? Solo per la finale. Ecco appunto, così facciamo chiarezza, io ve lo volevo spiegare domenica prossima, ma intanto già che ci siamo così abbiamo anticipato qualcosa. Facciamo rivedere un attimo, se è possibile, la schermata dei play-out e dei play-off di promozione, girone A e B, che voglio intanto un giudizio, poi tra poco andremo a vedere Torricella Casoli, perché quella è stata una partita tra vita e la morte, insomma, comunque si retrocedeva. Di primo acchetto non sembra gol, non sembra però proprio poco, gol. Però vedremo. Allora, forse può essere che la palla sia stata talmente rapida che abbia attraversato la linea, ma è molto difficile. Sembra i play-out inizieranno domenica prossima. Oggi ricordiamo il caso e ha vinto il Torricella in retrocesso. Moro, Civitella Rovetto, Valle del Gran Sasso, la stessa situazione vostra, insomma, sì. Uguale. Noi e la Valle abbiamo terminato il campionato con gli stessi punti, stesse partite vinte, stesse partite pareggiate, stesso risultato, terzi, stesso risultato oggi. Noi abbiamo avuto una differenza rete di più uno, quindi siamo arrivati secondi noi. Esatto. E quanto è importante magari quel golletto buttato lì? Sì, beh, è una bella soddisfazione, insomma, per Canzano, per il paese. Io ripeto, cioè essere arrivati secondi e con le strutture abbastanza precarie di Canzano, ma anche con ambizioni, ma anche nonostante si dica che abbiamo dei campioni in squadra, i campioni ci sono. Però insomma ci sono altre squadre che secondo me erano attrezzate. Molto più attrezzate, sì. Io forse più di noi. Quindi rimane la soddisfazione. Poi i playoff, lo ripetiamo anche l'ennesima volta, si può vincere, si può perdere, si può uscire domenica, si può uscire fra 15 giorni, però essere arrivati in campionato secondi dimostra che noi siamo stati più forti in 34 partite di tutte le altre squadre
eccetera Viternina. E sì, quando si arriva secondo, insomma. Dopo il Sulmona, la squadra che ha maggiore imbattibilità nelle partite è la... No? Proprio il Canzano. La Valle Genazzano. Ah, Valle Genazzano. Sì, sì. Okay. Non so che anche... striscia c'hai, 34-35 partite senza perdere. Sì. Attenzione che Valbruno tira fuori qualche dato ulteriore, no? No, stavo sentendo... No, chiedo a Valbruno invece, lo anticipo, ci saranno due play-out domenica, no? Se sì. Facciamo rivedere un attimo il Notaresco, sì, Notaresco contro il Casoli. Contro il Casoli e poi il Ponte Vomano contro il Mutignano. Chi ha chance in più anche a livello di organico forse? Ma lì ancora non iniziano. Ecco, lo dico appunto, lo chiedo... Bisogna... Poi chiedo anche a Moro perché voi li avete affrontati. Casoli attualmente dimostrando questa rincorsa sta dimostrando di essere viva, perché oggi ha battuto il Torricella, domenica scorsa aveva battuto il Tossicia, qui è abbastanza presente. E per quanto riguarda invece il Mutignano, diciamo una grossa squadra, però penso che abbia 3 o 4 squalificati, ho letto. Potevamo Mutignano. Moro? Quindi... Sì, no, ma è il Casoli, volevo soffermarmi sul Casoli, secondo me noi l'abbiamo affrontata la penultima di campionato, ci ha messo in grossa difficoltà, non meritavamo assolutamente di vincere, abbiamo pareggiato 1-1, però una squadra viva, sono sincero, ci ha messo in difficoltà, e quindi vedo, no favoriti, però vedendo il Casoli e le altre squadre, perlomeno Casoli Notaresco, come l'abbiamo visto noi, una verve in più, qualcosa in più. Da avversari il Casoli adesso sta bene. Allora, mi dispiace, un piccolo appunto sulla retrocessione del Torricella. Sì, perché nemmeno 15 giorni fa è morto un ex portiere del Torricella che giocava in porta proprio col Torricella alcuni anni fa, e mi è dispiaciuto proprio per questa retrocessione e per questo, tra l'altro era un mio grande amico. Allora, vogliamo vedere a comune per il Torricella. Vogliamo vedere allora il servizio di questa partita, vediamo com'è andata, questo spareggio tra... Torricella, sì, e Casoli. Tra Torricella e Casoli finisce 0-2, c'è la doppietta di Fasciocco, per noi Gaetano Lombardino con Andrea Bellofiore. Questo mi riporta. Val Casoli di Atri, il tesissimo spareggio contro il Torricella sul neutro di Cologna Spiaggia. I ragazzi di Falconi retrocedono così mestamente in prima categoria, mentre quelli di Pavone se la giocheranno con il Notaresco per restare in promozione. Il match si apre con l'immediato vantaggio del Casoli di Atri con Fasciocco al secondo, abile a girare in aria, un cross di Maldonado. Il gol subito scuote il Torricella Sicura, che ha una buona occasione col di Altobrando al settimo, lanciato da Campana in aria e ipnotizzato da Freddi. Per rivedere un'opportunità degna di nota bisogna attendere il 27esimo, quando Camelo manda di poco alto un calcio piazzato. Il Torricella attacca in modo impreciso e non crea grossi pericoli, e il Casoli nel primo minuto di recupero a sfiorare il raddoppio con Fasciocco, sul cui sinistro Di Martino è attento. Nella ripresa a diventare protagonista il guizzante numero 7 del Torricella, Domenico Campana. Al 18esimo, al termine di un bello spunto sulla fascia destra, impegna Freddi. Poi al 30esimo va a scheggiare la traversa con una bella punizione. Al 40esimo però il Torricella viene gelato dal Casoli di Atri, che all'improvviso trova il raddoppio ancora con Fasciocco di testa. Seguono momenti di tensione in campo e in tribuna, sedati a fatica da arbitro e forze dell'ordine. Alla fine a fare festa è il Casoli di Atri, che tra una settimana giocherà l'andata del play-out col Notaresco. Mister, andato a voi questo spareggio, gara difficile, però adesso viene il difficile con questa partita contro il Notaresco? Buonasera, sì, una partita difficilissima. Sapevamo che il Torricella era una buona squadra, anche perché loro noi a Vendi, la partita sarebbe stata equilibrata. Siamo stati fortunati a fare gol subito, poi abbiamo... Adesso stiamo vivendo pure un discreto momento di fortuna, più che altro. Non è stato scandaloso il risultato. Sulle tensioni che ci sono state dopo il raddoppio, che idea si è fatta? Beh, ma ci può stare, guardi, ci può stare, perché forse è pure giusto, perché no, giusto no, cioè, voglio dire, la tensione è una questione di una cosa come uno senti, cioè, voglio dire, poi Torricella, Casoli sono paesi che vivono di calcio, quindi retrocedere sportivamente credo che... dispiace, mo stavo dicendo con Di Martino, con il portiere, purtroppo in queste situazioni ci sta una che gioisce
e una che rimane male. Sarebbe bello oggi tutte e due. Speriamo di andare di giocarci in serenità sti playoff, sti playout, magari playoff. Correggiamo, l'allenatore è Ennio Di Sante, non Bruno Pavone, che è il suo stretto collaboratore. Complimenti al mister Di Sante, peraltro sempre molto simpatico, lo saluto con affetto dai tempi in cui ci veniva a trovare come ospite a Sportivamente qualche anno fa, quando affrontò il Teramo e disse: mi sono riportato a casa la locandina della partita, perché una cosa simile non mi capiterà più. Abbiamo visto una partita, Cicco Peppe, io ti chiamo, ti chiamano Cicco Peppe, è vero, no? Sì. Dobbiamo dirlo, cosa ufficiale, Francesco De Laurentiis, però. Ok, vai. Possiamo ora? Come lo chiamate voi, solitamente? Ma lui si chiama Cicco Peppe, poi il nome d'arte è Francesco De Laurentiis. Va bene, ce la giochiamo così. Battesimo, va bene, Cicco Peppe. È giusto. De Laurentiis. Abbiamo visto un clima anche abbastanza teso, è ovvio, come diceva Di Sante, purtroppo, quando ti giochi la retrocessione. Non dovrebbe capitare, però quando le speranze terminano per una squadra, sicuramente si perde la lucidità e accadono delle cose incresciose che non dovrebbero accadere. A me dispiace di cuore per il Torricella, però purtroppo in questi casi la risalita è dura. È dura, è dura. È molto, ma molto dura, perché bisogna riprogrammarsi, riorganizzarsi, sia lì, soprattutto a livello societario. Quella sì, è la cosa più. Volevo aggiungere che è dura, a maggior ragione in questo momento che le società investono, no? Ci sono dirigenti, presidenti che fanno già fatica a recuperare qualche risorsa per mandare avanti. Se poi non ci sono i risultati, o se i risultati sono negativi, è ancora più difficile. Se manca l'entusiasmo, poi diventa impossibile alla fine. C'è anche una tranquillità, devono giocare con tranquillità, perché c'è un posto in più, no? Se c'è la fusione Cologna eccetera, sì, Cologna c'è la... quindi potrebbe esserci, per Letta l'ho detto che ci sarà qualche, sì, quindi ci potrebbe essere, diciamo, questo... Parliamo però della perdente tra Casio Notaresco e Ponte Romano Mutignano, sì, sì, però prima di arrivare al ripescaggio, prima che gioca... sarebbe un po' più lunga la strada, lo so, però dopo lì ci sta sempre una classifica per quanto riguarda punteggi, per quanto riguarda il settore giovanile, c'è tutto un complesso di cose per il ripescaggio. Però in questo caso la differenza Ennio Di Sante l'ha fatta anche lui, un po' la sua esperienza? No, vabbè, ma Falcone aveva fatto bene. No, dico in questa rincorsa del caso, comunque. Ma in questa rincorsa del caso Ennio Di Sante è bravo a creare il gruppo e poi ci sono giocatori importanti. Non dimentichiamoci che Fasciocco giocava con la Nocerina 3 anni fa, quindi sono giocatori che in un contesto, in una partita, possono fare qualche volta la differenza, come l'ha fatta oggi. Come se il tiro di Campana, invece di andare sulla traversa, sulla punizione, andava dentro, la partita era diversa. Sono tutte partite particolari, però bisogna anche dire che l'esperienza anche di Di Sante, che ha fomentato il gruppo in quest'ultima fase, pareggio di Canzano, vittoria col Tossicia, vittoria oggi. Quando sei in rimonta è anche. Però bisogna dire che anche il Notaresco comunque sta facendo, un brutto cliente. Sta facendo anche bene con Pulitelli. Pulitelli alla fine, sì, del campionato ha fatto bene. Ha anche il vantaggio della migliore posizione. Si è riposato, sì, questa settimana, ma ha subito un pasticciaccio. Ha subito il pasticciaccio di un giocatore. Mai sentito una cosa di queste io? Tanti anni che seguo il calcio non ho mai sentito una cosa di questo. Sono un giocatore del Notaresco, non il so discorso del juniores a tempo, sì, gli hanno dato una squalifica a tempo, non si è mai sentita una cosa di questa. O io squalifico uno 2 giornate, ma a tempo non si è mai sentita. Questa è la novità. Stasera Capurruscio sta tirando, sì, è una fuori, cosa incredibile. A tempo può accadere quando una persona commette un'infrazione abbastanza grave e quindi gli si dà una squalifica anche a tempo, come un'invenzione, allora si può dare, però in quel caso comunque hanno detto e hanno verificato che la squalifica a tempo non c'era. Ah, non c'era, così il Notaresco così hanno detto torto. Alcuni dirigenti del Notaresco un torto, gli hanno tolto poi con quel giocatore, aveva conquistato altri 3 punti, ha perso quei 3 punti, si trova a fare questi play-out, si trova male, insomma, quindi si trova col dente avvelenato, una settimana di riposo in più, quindi Pavone qui, qua detto, è Di Sante, deve stare molto attento. È arrivato di mail, andiamola a leggere, perché purtroppo prima avevamo un piccolo problema con internet, adesso stanno arrivando, andiamola a leggere quella che è arrivata. Allora, un'email per mister Moro, un saluto agli ospiti e una domanda a mister Moro. Cosa c'è di vero su quello che si dice su un suo possibile passaggio al Castel di Sangro, almeno da voci raccolte in paese? Attenzione, Castel di Sangro, quindi è abbastanza lontano. Andrebbe bene, fa anche molto freddo a Castel di Sangro.
No, ma io non so cosa perché secondo me è una mezza battuta dei ragazzi, di qualche scherzo. No, mi fa piacere dell'interessamento di società per l'allenatore. Che ci fosse l'interessamento di qualche società, non avevo inserito il Castellitano, lo sapevo anch'io questo. Sì, ma... Però squadra del Teramano, di eccellenza del Teramano. Sì, ma fa piacere, ma sicuramente fa piacere, e senza presunzione è anche giusto che l'allenatore che arriva secondo abbia delle richieste, perché altrimenti... Anche perché si preme un pochettino la meritocrazia. Ah, sì, no, perché adesso ti dice no, ma se tu non hai lo sponsor, le cose, tutto questo, non so se si può dire. Serve lo sponsor. No, serve lo sponsor, se tu non c'entri nei risultati di qua e di là, io voglio parlare. Ci sono quelli che vanno avanti. Voglio credere sponsor, che si può fare qualcosa di diverso, no? Ma Mazzarri a Napoli sta facendo un ottimo campionato, lo vuole la Juventus, lo vuole la Roma. Sì, beh, quindi, insomma. Poi, quando si fanno gli ottimi campionati. Ci sono anche quelli come Cosmi che ogni anno che fanno male, sì, e trovano sempre. Ma io vorrei essere stato al posto di Cosmi. Sono d'accordo. No, ma a parte gli scherzi, io sono contento che ci siano questi interessamenti, però insomma questi 15 giorni, 21, spero un mese. Pensiamo al Calzano. Io voglio vincere. Anche perché anche il valore eventuale di Moro, degli stessi giocatori del Canzano, cresce, sì, maggiormente, insomma, sì, alla luce, sì, del risultato. Domenica sarà una bella partita col Capistrello. Attenzione. Una squadra speculare. Adesso diciamo in diretta la notizia. Beh, che Francesco non sa, domenica il servizio Canzano Capistrello lo farà Francesco Capoccio. Glielo date in dire, sì, questa quindi quest'anno per potremmo andare in un'altra rete, sì. Se però poi vince il Canzano bisogna raccontare, sì, tutto, sì, per filo e per segno. Sì, attenzione, io però se vince il Capistrello io i consigli di andare via qualche minuto prima. Potrebbe essere preso la storia. No, io lui forse non hai capito il senso. Io avverto. Scherziamo. No, preavverto perché so che io il Capistrello l'ho visto. Chiaramente a Capistrello ci tengono molto a vincere qualche cosa, così come anche noi, Cazzano, anche noi ci come Cazzano, chiaramente punto se la venderanno, cioè giusto, perdere 3-0 in casa contro il Canzano, che è la seconda forza del campionato, e fare due gol di 5 minuti, un po' di vitalità in vuol dire che è una squadra, noi insomma, però siamo duri a morire, mai, capisci? Noi siamo duri a morire nella piazza. E anche loro, capisci? Facciamo fare due gol, però siamo arrivati alle ultime puntate ormai. Io dico una cosa, che nel calcio non si può mai dire niente, perché la quinta in classifica, il San Nicolò, è passato in eccellenza addirittura da quinta, vincendo anche uno spareggio, poi sì, uno spareggio con l'altra squadra che era fortissima, che era la Spallanciano, per benissimo cui ma c'è il mercato, Comodi Tardelli vinse i playoff, perciò, tempo, facciamoli cioè fare regolarmente e poi li giudichiamo, sì. Allora vogliamo dire una cosa, l'ultimo servizio che abbiamo prima, Francesco Capruccio ha detto perdere 3-0 in casa poi recuperare, oggi invece c'è una squadra che ha vinto 3-1 fuori casa, un vero e proprio colpaccio, parliamo di playout di eccellenza, ipotecando quasi la salvezza, vero Ludica? Esatto, hai detto tutto tu? No, puoi aggiungerci, dividi tutti i marcatori, quelli li sai tu, io non ho idea. Allora, la partita tra Cupello e Sporting Scalo finisce 1-3, per il Cupello segna Ruzzi, mentre per lo Sporting Bellè, Lopez sul rigore e Shibusawa. Per noi, i colleghi della Vides TV. Sfida viso aperto nell'andata dei playout, nonostante l'importanza della posta in palio tra i padroni di casa del Cupello e i gialloblu dello Sporting Scalo. Partono bene gli ospiti, al terzo angolo di Forgione Daniele esce a vuoto e dopo un batti e ribatti Mastra non c'entra la porta. Risponde il Cupello al decimo con una punizione di Della Penna respinta in tuffo da D'Ambra e al diciannovesimo con lo stesso attaccante che riceve dalle retrovie e dal vertice destro fa partire un bolide che D'Ambra vola ancora a respingere. Nuovamente Sporting Scalo al 31esimo, sugli sviluppi di una punizione Forgione tira dal limite di controbalzo e Daniele non è da meno del suo collega, togliendo la palla dal 7. Nel secondo tempo pronti via e lo Sporting Scalo coglie l'1-2 che mette in discesa il match. Al quarto Shibusawa crossa dalla sinistra, al centro si inserisce Bellè che trafigge da due passi Daniele. All'ottavo Lopez se ne va ad Ercole che lo stende appena dentro l'area, per l'arbitro Avellani dell'Aquila è calcio di rigore che lo stesso Lopez trasforma per lo 0-2. Potrebbero triplicare gli ospiti al 15esimo con Shibusawa che, servito in profondità da Kasim, spara di poco alto.
La reazione del Cupello al 19° con Della Penna che tira dal limite, la sfera si impenne da due passi di testa, Ruzzi insacca l'1-2. La partita si chiude virtualmente al 31°, Bellè in profondità per Kasim, cross dal fondo, si inserisce Shibusawa e devia in rete per l'1-3. L'ultimo brivido al 42°, ancora per lo Sporting Scalo, Forgione dal fondo, fatto Russo di testa da due passi e Daniele si oppone alla grande. Omar Trovarello, DS dello Sporting Scalo, una vittoria importantissima che vi fa mettere ben più di un'ipoteca su questa salvezza, anche se poi si sa, palletto onda, si spera che poi domenica prossima vada tutto bene per voi. Sì, sì, sicuramente il risultato ci dà un gran bel vantaggio, però non bisogna abbassare la guardia. Loro già in campionato si sono dimostrati una squadra ostica e può rimontare anche degli svantaggi notevoli, e quindi dobbiamo allenarci bene questa settimana per prepararla al meglio. Siamo partiti un po' contratti, la sentivamo parecchio, perché comunque questa squadra ad oggi, io non dico dall'inizio dell'anno e forse neanche nel mercato di gennaio, però strada facendo, e soprattutto gli ultimi due mesi, è una squadra che non ha nulla a che fare con la posizione di classifica che ha e con questo tipo di spareggi. Abbiamo grosse qualità e l'abbiamo dimostrato soprattutto con le tante occasioni che abbiamo avuto da gol, che sono state veramente forse più di 10, insomma sono state parecchie. I ragazzi quindi hanno cominciato a pressare più alti e hanno cominciato a mettere in grossa difficoltà il Cupello, che comunque è molto ben organizzato, una squadra di giovani ma comunque molto ben organizzata. Una partita persa, è ovvio che domenica abbiamo quest'ultima chiamata e cercheremo di essere determinati come al solito. Sicuramente nella partita di oggi c'è la sintesi di un campionato fatto di luci ed ombre, è la stessa partita e oggi il calcio è così. L'anno scorso a quest'ora eravamo in piena corsa playoff dal campionato di promozione per il campionato di eccellenza. Quest'anno viviamo con drammaticità questo momento, vediamo, proviamo domenica a giocarcela tutta di giocarci una terna vincente e vediamo che cosa succede, altrimenti amen, si torna subito a programmare il campionato per l'anno prossimo. Ci sono molti giovani interessanti e quindi su queste basi ricostruiremo un percorso per rimeritare una categoria che più si confà ad un centro di 5.000 abitanti. Mister Valbruni, è un po' una resa quella di Pollutri in qualche modo? Beh, forse no, la categoria no, più no, ha fatto capire che ci sono dei giovani interessanti per cui può dare continuità. Quello che si parlava prima, non è una squadra. Però è una categoria che si adatta di più alla nostra sì, realtà. Sì, si adatta a 5.000 abitanti, eccetera, però ci sono realtà con 5.000 abitanti che fanno categorie superiori, insomma, quindi... io dico che è ancora sempre da giocare, perché beh, non però insomma che... 3-1 da rimontare 3-1 è pesante ma con tanti giovani il calcio continua sempre, quindi... non si può dire niente, perché il Cupello ha vinto a Mondorio 2-1. Se finisse 2-0 per il Cupello niente, non niente. Basta, servono non tre basta. Gol sono servono tanti tre gol sono tanti fare tre gol insomma. La remontata del Cupello è davvero dura? No, è dura. Ma no, oggi sta sconfitta, non me l'aspettavo. Su quel campo lì pensavo che vincesse veramente il Cupello. Bruni e Moro? Ma niente. Forse questo è vero quello che dice Capurusso. Il fattore no, campo in casa dare qualcosa in più al Cupello. Aveva battuto anche il San Nicolò. Sì, me lo ricordo. Sì. Quindi aveva battuto anche il San Nicolò, ci si poteva aspettare una grossa il partita. Il problema è sempre la posizione di classifica, perché chi sta sotto deve obbligatoriamente provare a vincere. Quindi vuoi non vuoi... C'è però poi rischia, quando ne prendi rischia, tre diventa tutto molto più complesso. C'è niente da fare, perché nel rischia molto di più, poi una storia a sé. Tutti dicono che la posizione di classifica non conta, ma conta e si vede anche abbastanza evidentemente. Si scopre di più anche nel nostro girone. Facciamo una battuta, purtroppo abbiamo già spiegato prima per un problema tecnico, il nostro operatore, il nostro giornalista ha avuto un problema all'auto, quindi si è fermato per strada, è stato fermo un'ora e mezza la truppa che stava andando a Luco dei Marsi, quindi purtroppo non avremo il servizio, ve lo proporremo domenica prossima, ovviamente a Guardia Grele, non a Luco dei Marsi, quello insomma ormai già sarebbe sorpassato, però parliamo un attimo anche di questa partita. 1-2 il Luco che ha fatto questo gol nel finale, certo 1-2 è più recuperabile, Moro? Sempre dura? Ma è sempre dura. Io sono dell'avviso che, insomma, come dicevo prima, playoff, ritorno, è una partita diversa.
cioè noi oggi abbiamo fatto risultato, capistero, però io ho detto ai ragazzi, le partite dei playoff si giocano su 180 minuti, quindi oggi se vinciamo, pareggiamo, perdiamo, cioè uno ci deve essere equilibrato, perché cioè, non deve né esaltarsi né... Beh certo, con un 3-0 c'è un po' da mangiarsi le mani, però il capistrello è come mai. 3-0, poi chiaro, se tu vai dentro ti fanno gol dopo 5 minuti, anche lì poi... insomma, certo, nel caso dell'Angizia Lugo c'è anche il fatto che una delle squadre che fuori casa quest'anno ha fatto meno punti, no, quindi poi dovrebbe invertire il 3. Una squadra che negli ultimi anni spesso ha fatto i play-out, il Guardia Grele. Che anche forse un tasso tecnico una più alto. Una squadra esperta, un tasso tecnico, infatti... Giocatori come Contestabile, oggi infatti Contestabile è andato a rete, quindi giocatori esperti, Fusco, Contestabile, giocatori insomma che possono fare la differenza. Alcuni, ci potranno essere dei ripescaggi? Si pare tanti fallimenti tra Serie D, in Eccellenza dovrebbero resistere tutti. Ma in Eccellenza penso che resistono tutti, poi per quanto riguarda i ripescaggi sappiamo tutti che ci sono state mandate le norme ben precise dalla Federazione. Dove bacino d'utenza. Tanto diciamo che il Morodoro il prossimo anno avrà 6 punti di penalizzazione, sì, nel campionato di promozione. Non è escluso che non arrivino anche altri. Quindi, insomma, anche quando anche in Eccellenza e promozione si inizia a dar giù con questi punti, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo un'altra email? Sì, un'email simpatica, ci scrive Jacopo. E che si rivolge al mister dicendogli: Patrick, riportati i palloni che siamo rimasti senza. Giustamente, ne sono 4, questi non li potete toccare, dobbiamo far rimanere qui. Comunque era difficile per Lugo De Marzio, era difficile, il Guardia Grele è una squadra. Capoluccio, mi passa la Lugo De Marzio, stiamo parlando. No, ma risponda a Jacopo che ci avevo già pensato. Sì. Ah, ecco, già c'era l'idea. Allora, abbiamo una bella clip ricca di Moviola, la dobbiamo commentare, la vediamo addirittura 2 volte, anche perché tra poco credo che i tifosi del Lauretum si arrabbieranno parecchio, perché insomma abbiamo visto un po' le immagini. Andiamo insieme, allora partiamo con la Moviola. Non è entrata. Prima partita, prima è Cologna Paese, Mosciano. C'è questa testata, qui l'arbitro dice che è tutto regolare. Guardate un po'. L'arbitro è Consalvo di Lanciano. Moro? Era girato però. Però è però la Mottarella no, allora, lui ha accentuato, l'attaccante ha accentuato. Lui è andato lì, ammonizione per entrambi e così e si bastava. Qui invece è stata l'espulsione, il secondo giallo, guardate un attimo, qui era troppo vicino, però è stato furbo anche il giocatore del Mosciano? A battere immediatamente. Se aveva chiesto la distanza, sì, altrimenti a un metro... Lì bisognerebbe capirlo, poi lo rivedremo comunque. Qui abbiamo invece Daniele Cericolo a Lauretum questa partita, vero? Sì, l'arbitro è Battistella dell'Aquila. Qui viene reclamato un calcio di rigore, Bruni? No, non abbiamo visto. E vediamo l'episodio, guardate un po'. Niente, allora, guardiamo a ralenti. Non c'è proprio... Palla? Ma non esiste, sulla linea. Però se noi guardiamo quando parte la palla, il segnaline è molto... Però ragazzi... Non è in linea. Non è in linea. Sì, ma no, ma il segnaline non è in linea proprio. Sì, è vero. Si vede che proprio se si rimette. Tra poco lo rivedremo. Rivediamo intanto questa partita che è il Cupello, rigore dato allo Sporting Scalo, chi rigore. È l'arbitro? Stravellani dell'Aquila. Sembra ci sia rigore. Sì. No, però, lui ha toccato il pallone prima di toccare il giocatore. Sì, prima tocca la palla e dopo il giocatore, quindi dubbio pure questo. Sembra che sia qui c'è il gol dello Sporting. L'azione rallentata, sì. Vediamo un attimo, qui purtroppo non ci aiutano le immagini, sembra un po' avanti, però bisogna camminare un po' con l'immaginazione. Non è possibile valutare, c'è quello laggiù in fondo. Questo ci dobbiamo organizzare. Qui, con più telecamere, ci vogliono 3 telecamere, tra poco le vedremo. Ecco, la Rai l'hanno tolta, noi le mettiamo. Vero, quanto episodio, Francavilla, chi è l'arbitro? Acciavatti di Pescara. Acciavatti. Tocca fuori la palla, Luca Antoni. Ma la copre però il portiere, è bravo in questo. Però secondo me l'ammonizione non c'entra niente. L'ammonizione non c'entra niente. No. O l'espulsione. O espulsione niente. Sì. L'ammonizione non ha senso di essere. E qui facciamo rivedere. Guardate un po'. Sulla linea. Però sulla linea. Sulla linea. Ecco la prudenza di cui parlavamo. Il guarda il passo avanti del portiere. Perché è un po' avanti il portiere. Ma dai, insomma, che magari non le vedete. Adesso, guarda come parte lui. E dove va? Tiro lento non è come la lumaca. Ma lui dice sul... Comunque calcio piazzato doveva starsi in porta? È dura però, è uscito un po', è uscito allora, un po' così, però tutta è stato molto bravo allora, però l'attaccante a metà. Questa? Caporuscio, chi è che se la sente per l'espulsione? Sì, ma guarda il segnalino dove sta. Doppia munizione. L'arbitro invece non vede nulla. Qui il giocatore del Mosciano tira la palla addosso, si becca l'altro giallo e va fuori il giocatore. Ma
Sì, qui ci stava perché lui non si è allontanato dalla palla, non si è allontanato dal pallone. Hanno chiesto la distanza, questo è un po' più perché difficile. Altrimenti lui a distanza c'era. Qua non si vede se rigore. Ha creato un disturbo. Allora, prestiamo attenzione al condottore, quello che diceva Moro. Ha creato un disturbo quello che diceva Moro sulla posizione del collaboratore dell'arbitro. Abbiamo anche il collaboratore? No, devo solo l'arbitro. No, allora quando sì. Quando parte la palla. Ecco, non è in linea, è vero? Si vede proprio alla, sulla destra. Deve stoppare no. Quando si ferma. No, quando proprio calcio. Ecco, adesso calciare. Passa. Ma non è fuori. Per essere gol, però deve attraversare completamente la linea. Il motivo che Signorini non ha visto è che era proprio fuori. Però concordate che sia almeno fuori di almeno 30. Ma anche se avesse preso sulla linea, non è gol uguale. Questo non è il rigore. La palla vede come è. Non è rigore perché il difensore interviene prima sulla palla con la punta. E dopo però travolge anche lui, scusate. Rigore che non c'è per niente. E qui purtroppo le immagini, ripeto, non ci aiutano, non c'è il terzino sinistro che è basso. È basso, problema, è vero. Il terzino sinistro forse può darsi che lo tenesse in gioco. Comunque, quello là, quello, sì, a velocità quello normale può sembrare un rigore, sì, rigore nero. Sì, però in alto lo teneva. No, a velocità normale sì, ma quella velocità normale sì. Di Luca Antonio, stiamo vedendo il portiere dell'Alba. O non è niente o è espulsione. Bisogna dire che il portiere è stato bravo a coprire un po' la palla. Il portiere è uscito, però poi ecco, poi si vede. Ha lasciato scorrere la palla. L'ha lasciato scorrere e poi l'ha recuperata sulla linea. Però Andrea è stato molto bravo. Che ci mette, è stato molto bravo. L'ha lasciata. È stato molto bravo perché l'ha recuperata sulla linea. Ma la munizione dell'arbitro che senso ha? Che senso? Non ha nessun senso. E riguardiamoci l'ultimo. Stava bene, il portiere era in portiere in posizione regolare. Capolucci e De Laurentiis? Secondo me è una bella prudenza. La punizione. È un bel gesto batte la punizione, ecco lì, ferma un attimo. Ecco. Prima che batta. Ah, il portiere non è. Il portiere è lì, deve stare. Deve stare in quella posizione. Valbruni non è d'accordo. Sulla linea di porta quando c'è una punizione. La nuova e la vecchia generazione, due allenatori a confronto. Comunque il Laurento non hanno scippato la vittoria perché il gol non c'era assolutamente. In quanto se anche fosse il pallone non fosse fuori di un metro ma avesse battuto sulla linea, non è gol, perché il regolamento dice, esatto, che per essere gol il pallone deve attraversare completamente l'errore dell'arbitro lì, credo, non soprattutto del collaboratore, collaboratore molto l'arbitro grave. L'arbitro poi c'è, cioè, quando il collaboratore insomma indica, non è stata una giornata molto si è presa molto una responsabilità felice. Pesante, ma facciamo un ultimo giro, sono quasi le 10. Posso dire invece l'arbitro che abbiamo avuto noi è andato bene. È andato bene? Certo. Allora quindi vuol dire giornata almeno abbiamo vinto, però negli ultimi anni con Pasqualino Rodomonti gli arbitri sono migliorati dal punto di vista tecnico, è sono vero, tanto certo, migliorati. Sicuramente manca ancora qualcosina nei momenti topici, quando devono prendere quelle decisioni forti, lì potrebbero essere un po' più decisi e non avere squadre che hanno fatto i play-off che oggi stiamo commentando, i meriti ci sono tutti. Però bisogna anche parlare di squadre che durante, dato che è finito il campionato, non abbiamo mai parlato, diciamo, poco di promozione, bisogna dare anche meriti per esempio alla Vastese nel girone B. Che ecco, infatti vi volevo adesso sollevare, farvi parlare dei play-off di promozione al girone B, proprio sì, con Valbruno. Vasto Marino che ha fatto un campionato strepitoso, Vecchiotti è stato, diciamo, anche un ottimo tecnico perché perdere un campionato diciamo con una squadra che fa 91 punti e stargli dietro fino alla fine non è facile. Un San Salvo che ha fatto una bellissima rincorsa, quindi vedo il San Buceto un ottimo campionato, il Penne che si sta riorganizzando con i giovani eccetera. Nel Penne io lo vedo bene. Nel girone A noi dobbiamo sempre dare dei meriti a squadre tipo Colonia Spiaggia, che ha fatto con Piccioni, ha fatto una bellissima rincorsa perché inizialmente aveva trovato qualche piccola difficoltà, poi ha fatto un'ottima rincorsa recuperando giocatori importanti come Durante, ha fatto veramente delle cose belle, come il Tossicia con Spina che con pochi mezzi ha fatto diciamo un campionato, diciamo, a mio giudizio tra le squadre sorprese. Poi abbiamo già parlato tanto di queste squadre che hanno fatto i play-off, per cui già giocarle oggi ancora evidentemente sono state superiori alle altre, sia per volevo meriti. Un commento di Moro proprio su questi play-off del girone B. Può essere la finale, vediamo un attimo la schermata, sì. Potrebbe io purtroppo essere. Purtroppo non l'ho seguito tanto. Però Vasto Marina Penne hanno vinto sì, entrambe fuori ma casa. Seguo un po' di più il Penne perché ci ho giocato 6 anni fa. Verano che ipoteca la salvezza, 2-0 a Moscou, quel sì, discorso che facevamo per il Luca, soprattutto per il Cupello, no? No, Verano sì. Questa è la classifica finale, la rivediamo, ce la fa rivedere
naturalmente il nostro Pietro Baldassare. E cioè... Penne la gioca, a Penne c'è un ambiente abbastanza caldo, se è tornato l'entusiasmo... Sì. Il Penn è una, si può vedere le due classifiche. Sì, facciamo rivedere un attimo se c'è la classifica del girone A. Valbruni vuole vedere un attimino, abbiamo ancora 2-3 minuti. Intanto Caporuscio dice Penne per il girone regione B. Se vediamo che è la terza in classifica del girone B, girone B. 66 punti. Sì. Qui 63 punti è la seconda, per cui lì diciamo quattro squadre. Diciamo San Buceto, Penne, Vasto Marina, e cosa hanno fatto un campionato a sé? Poi beh, per più il Vasto Marina stato... che il Sulmone, insomma. Sì, però con 66 punti, quasi quasi, con 2-3 punti però in più si vince un campionato. Il girone A è... Qui comunque sui play-out è molto più tecnico e difficoltoso. Senza nessun dubbio. No, io non lo sono, perché anche, non ho visto anche il girone se, B. Anche se poi, come dicevi, le 3 o 4 squadre sopra sono veramente attrezzate in modo... eccellenti, hanno fatto degli investimenti abbastanza pesanti. Io mi pronuncio pesantemente che i playoff per andare nel campionato di eccellenza li vincerà il Vasto, mi sbaglio. Ecco, ricordiamo una cosa, ci saranno Vasto semifinali, Marino. Poi la finale per ogni singola regione e poi l'ulteriore spareggio, no? Io credo che abbia speso troppo una sola vinca il Penne. Io penso che il Vasto Marina abbia speso troppo nella rincorsa sul Mona e li vinca il Penne. Il terzo incontro. Sappiamo le due squadre che ti girano di là Penne e di qua il Capistrello. È ottimo, poi ti inviteremo. Poi sono i playout, vedo il Capistrello, vedo il Moro, riusciamo a organizzare per domenica un comitato di accoglienza. Deve fare una trasmissione solo per lui. Solo per lui. Ti inviteremo. Organizziamo un comitato di accoglienza domenica. Che tanto per speriamo. I nostri tecnici soprattutto il nostro Andrea Bellofiore delle telecamere è molto felice quando viene a Canzano, a Castellovo, in questo caso perché so che c'è un clima di festa, sì. si beve nel senso buono, i giocatori, i presidenti, tutti festeggiano. Ma noi non mi vergogno a dire che la festa dei playoff l'abbiamo fatta venerdì sera. Sì, c'è stata una mortadella venuta da Bologna che arrivava domenica fate trovare qualcosa a Caporuscio e a Andrea Bellofiore, insomma, visto che saranno lì, e soprattutto un comitato insieme a loro, va bene, in bocca al lupo ovviamente a tutte le squadre, ringrazio Francesco Caporuscio che ritroveremo domenica a Castelnuovo per Canzano Capistrello, ringrazio Antonio Valbruni. L'ultima puntata ci vediamo per il gran finale. Sì, per il gran finale, però da solo. Lui mandatemi a vedere qualche partita. In notturna, possibilmente. Troppo polemico. Se ci sta una partita in notturna. Sono l'alter ego di Antonio. Forza Antonio. Allora, il mio servizio, se lo ricordo. La vittoria che vince una grande partita tra Atri e. Guardia Grele, sì. Come facciamo a Guardia Grele la prima in classifica, scherzo. E Antonio Valbruni vinse 1-0. Io nel mio servizio dissi vota Antonio, no? Perché riuscì a fermare la capolista, no? Grazie a Patrick Moro, in bocca al lupo per domenica, crepi, in bocca al lupo ovviamente anche a Capistrello, a Valle Gran Sasso e al Civitella Roveto, nell'alto girone San Buceto, bene, tutte le squadre insomma coinvolte, in bocca al lupo in modo particolare le squadre che domenica inizieranno i play-out di promozione girone A. Noi ci ritroviamo domenica, grazie Francesco De Laurentiis, grazie a voi, grazie Andrea Bellofiore dietro alla telecamera, eccolo qui, grazie a Pietro Baldassare in cabina di regia. Ludovica, mancano 2 puntate a Calcio d'Abruzzo, ti dispiace un po' che sta finendo questa stagione? Tantissimo, insomma, dai, però insomma cercheremo le ultime 2 puntate, facciamo fare i playoff e i playout a tutte e due, no, come madrina diciamo. Giusto, giustamente, per la finale lanciamo questa cosa come madrina per la finale playoff sia di eccellenza finale, che di promozione, esatto. Abbiamo la nostra calcio d'inizio, esatto. Vuoi salutare come al solito? Sì, saluto e ringrazio tutti gli amici sportivi che ci seguono ogni settimana. L'appuntamento è domenica prossima alle 20:30.